Civil Week 2024. Oggi siamo a Cassano d'Adda, al mercato rionale di Cassano d'Adda, per conoscere una realtà che ha un po' rivoluzionato questa comunità, dando risposte ad alcuni bisogni importanti. Oggi conosciamo Solidar Market e siamo proprio qui con Marta e con tutti gli altri volontari. Buongiorno, buongiorno. Grazie di essere qui con noi. Di cosa ti occupi nello specifico e che cosa portate alla Civil Week? Allora, io sono Marta, sono rappresentante dell'organizzazione SAPRE, che è una delle associazioni partner del progetto Solidar Market. Io, insieme agli altri referenti delle associazioni, mi occupo della parte dei coordinamenti, delle cabine di regia, quindi quello che tiene il filo di tutta la gestione del progetto Solidar Market. Quindi raccontaci un po' che cos'è questo progetto. Allora, Solidar Market è quello che viene definito un emporio solidale, quindi un vero e proprio supermercato in cui i cittadini possono venire a fare la spesa gratuitamente. A ogni cittadino, a ogni nucleo familiare è rilasciata una tessera punti che possono, con un valore mensile, che possono spendere durante appunto l'arco di un mese al Solidar Market. Al Solidar Market ogni prodotto ha un valore in punti, quindi questo ci permette di distribuire gratuitamente le derrate alimentari. Che differenza c'è sostanziale con invece i soliti pacchi dei banchi alimentari che sono diffusi sul territorio? Quindi fate un po' lo stesso lavoro, però possono scegliere il cibo, giusto? Esatto, possono scegliere il cibo, come dicevi tu, e anche prodotti per l'igiene e, diciamo, beni di prima necessità, sia per l'igiene della casa che della persona. Quello che è importante è che le persone hanno una certa dignità nel poter scegliere quanto e cosa serve, quindi questa è la vera differenza. Voi avete voluto dare una risposta a un bisogno della comunità. Quali sono i numeri, insomma, che segnano l'impatto sociale che generate? Allora, nel 2023, se non erro, posso chiedere supporto ad Angela, sono 122 i nuclei familiari che abbiamo supportato nell'arco di un anno, per un totale di 367 persone. Quindi su una popolazione di circa 18.000 persone, diciamo che è un buon numero. Anche un buon numero quello dei volontari. In quanti sono? Sono circa una sessantina di volontari che hanno un'età, diciamo, compresa tra un'età media di 50 anni. E che cosa avete portato alla Civil Week, se è anche, ti chiedo, la prima volta che partecipate? No, non è la prima volta che partecipiamo alla Civil Week. Solitamente partecipavamo con una raccolta di generi alimentari presso i supermercati della zona. Quest'anno invece abbiamo deciso di fare una presentazione per rendicontare ai cittadini quello che è stato fatto nel 2023 e anche rendicontare una parte della raccolta alimentare che abbiamo già fatto lo scorso mese. Ottimo, grazie mille Marta, grazie anche a tutti gli altri volontari e buona Civil Week